Non si assiste alla rappresentazione come ad uno spettacolo, ma la si vive profondamente. Ci si ferma a riflettere sul senso della vita, sulla validità o meno delle nostre scelte, del nostro stile educativo e, per chi si sente cristiano, del significato mistico della vita eterna. La passione e la morte di Gesù Cristo, tratte fedelmente dai Vangeli, apriranno la Settimana Santa di Iesi. Il 20 marzo alle ore 21 si potrà assistere al Parco del Ventaglio a questa sacra rappresentazione messa in scena da 200 figuranti dell'Associazione Culturale dell'Arco, nella quale operano solo volontari. Un'idea che è nata addirittura nell'81. Nell'81, quando siamo andati con mia moglie ad Alberobello abbiamo visto la rappresentazione, e da quella volta ci è venuta la voglia, l'idea di farla, e abbiamo dato l'idea al parroco Don Bruno, che ci ha dato il via, insomma, e da quella volta siamo arrivati nel 2016. Sei tu il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Dietro c'è davvero un grandissimo lavoro, anche per quanto riguarda i costumi. Molto lavoro e molto tempo a disposizione da dedicare sia alla costruzione, alla realizzazione delle scenografie che dei costumi. E per questi ultimi cerchiamo di rifarli quanto più possibile con i colori e i tessuti dell'epoca. Quindi c'è anche una ricerca anche di tessuti più adatti e di tutto quello che è il materiale che serve per poter realizzare al meglio tutto. Qual è l'obiettivo di questa rappresentazione? Che cosa si cerca di esprimere? Allora, noi siamo partiti con l'idea di fare una catechesi popolare, proprio con il concetto di catechesi popolare, visto il successo, e ci siamo accorti che anche tante persone non credenti venivano a questa manifestazione. E proprio perché è uno spazio pubblico, non è legata da niente, e quindi le persone hanno colto sia l'aspetto religioso, per chi lo è, sia l'aspetto proprio umano. In fin dei conti la storia di Cristo ha coinvolto tutta la società dell'Occidente, quindi coinvolge tutti. Poi il pensiero di un uomo che si fa uccidere per amore, un amore disinteressato, penso che coinvolga tutti.